vento di Natale. Andiamo a vedere, va. Dobbiamo andare alla strada della morte. È partito proprio oggi, fresco fresco. Qui Calculator. Sono arrivate le feste. Tutto è carità, vischio, buon karma e tutte le altre ragazze del club L'Excellence. Ah, sto divagando. Sinestro è sul piede di guerra e non credo si tratti di disforia causata dalle feste. Sembra che il suo rivale, la lanterna... i regali rubati. Vediamo un attimo cosa c'hanno di buono. 15, 8, no. Questa cosa, moto invernale, usa questo oggetto per aggiornare alcuni steel commando. Ok, iniziamo. Andiamo a vedere. Ciao Black. Allora, andiamo a Gotham. Che se non sbaglio, la metropoli è di qua. Iniziamo l'evento natalizio. Praticamente dobbiamo uccidere non so quanti, forse 6 o 8, non mi ricordo, tizi in giro per la città, in modo che ci dà dei pacchi di Natale. E fatto praticamente collezionati questi 8 combattimenti, ci dà un oggetto per acquistare del... equipaggiamento speciale solo di Natale. E poi c'è la stanza anche di Natale di combattimento. Ma distruggi i regali rubati. Ah, devo andare a Metropolis. No, ah, eccolo qua. Grazie Black per l'host. Però proviamo a dividere, possiamo fare l'evento di Natale. Ho visto che gli altri giorni mi hanno dato dei messaggi, ma non so se iniziando un altro gioco, perché alla fine va per finirlo. E mi sono impegnato un po' con quello, devo fare ancora un paio di livelli di quello e ho finito anche quello. Erano un po'. Oddio, le festività invernali! Cerco di giocare a DVD la sera. Un'oretta agli altri e poi la sera o la notte. Io devo cercare un altro albero. In realtà devo farne 9. Ho visto l'altro giorno che giocavi con un ragazzo, forse con un ragazzo insieme a Francesco Leo, che ho anche scritto al... a quel ragazzo che streamava, però non vado a cagare. Io ho scritto della botola che si chiamava
ricordo. Questi sono miei! Quelli sono miei! Dai, prendi una torta. Mio? Non ho fatto in tempo, mi sa. Ah sì, ok, me ne mancano. Ne ho fatti tre. Allora, questo è già... è alto? Mammina! Dici che è alto? Ok, andato a vedere. Costruzione. Musica o volume? Quindi musica. Proviamo così. Com'è adesso? Sai che io sono sordo, no? Quindi io non me ne rendo conto. Aspetti, ok, adesso le abbasso di tutti così. Combatto con il suo abbasso. È tutto per me! È difficilissimo questo evento, già così finito. Okay. Un po' tutto devo abbassare, ok. Allora, effetti, voce. Dai, proviamo così, poi vediamo. Beh, filmato tanto non ci sono filmati qua. Facciamo una prova. Sente qualche rumore in più di meno. Quelli sono miei, sono miei! Ma ho abbassato ancora. Non è che c'hai tu il volume del volume della TV alta. Ma lo volevo io. Raga, me ne sono solo uno. Non me la dà. Devo farne uno tutto per me. Sarà un altro in zona, eccolo. Quelli sono miei! No, perfetto, prendi i miei oggettini. Dai, manca uno. Ma io volevo... io... fatto. Allora, ora mi devo mettere, aspetta, coda per la stanza. Questo. La stanza evento. Ok. Base segreta. Leggenda. Beh, tanto che ci sono, facciamo anche le altre stanze.
cosa più cazzo tranne questa. Poi niente, l'ho già trovata subito. È che volevo giocare anche a Life is Strange, fare la seconda parte, ma... Oh, no, no, mi sa che non ho tanto tempo. Devo giocarci di pomeriggio. Tu, vendi questo che pezzo di carbone non ce ne frega. Andiamo, andiamo. Vabbè, questi sono stanze vento, cioè durano giusto la stagione. Infatti io non le farò tutte perché preferisco fare altro tipo di stanze dove tipo di certe stanze. Scaricalo, tanto non ci vorrà tantissimo. Appena lo scarico ci giochiamo. Adesso è partito questo qua che è l'evento di Natale. Poi vabbè, ogni stagione c'è un evento sempre diverso, quello di primavera, di inverno, eccetera. E praticamente ti combatti in queste stanze, fai delle cose in giro, comunque nella città. E ti dà del... se fai questi obiettivi ti dà dell'equipaggio per avere le dominate, insomma. La stagione e ogni anno ci sono un po' di
non mi senti? Ma io volevo fare questo evento qua di Natale e poi volevo cambiare gioco, però se giochi, se riesci a scaricarlo, giochiamo anche a questo, non è un problema. Vedi tu, perché non so quanto ti ci vuole. Questo soggetto per ragionare su... Vabbè, non so cosa sia. Sorprendiamolo. Ma ho iniziato adesso, quindi se penso che adesso magari ceno anche durante, ma dalle 9 in poi io ci sono. Dalle 9, cioè ci sono tutta la serata. A parte cena, permettetemi, ho iniziato adesso, ma ci sono, ci sono. Magari poi mi fermo, se non mangio qui, dipende cosa mangio, che faccio l'after. Magari poi mi fermo il tempo di mangiare. E torno. E poi magari stasera c'è il DVD con gli altri. Allora proviamo queste cosine qui che non so cosa servono. Scusa. Provo a provare subito. Palle di neve. Boh, sappiamolo, perché questo non so cosa servono questi. Poi proviamo insomma, come ho detto, un pezzo di neve, però non ci riusciamo a dire praticamente. Questo, ma questo cosa si come chiude? Ah, è un, ho capito. Devo usarlo nel... Yeah. Però abbassa il volume del gioco. Il volume della musica, dici, o il volume degli effetti. Ve l'ho abbassato un po'. Ditemi voi. Vengo qua e abbasso. Allora, impostazioni. Entrambi. Ma li avevo abbassati. Me li ha ridati altri. Accetto. Provate a vedere così. Ma io lo facevo apposta per coprire la mia bruttissima voce. Per quello, no? Come fanno i cantanti quando non sanno cantare. Ok, quindi ora... Beh, adesso che ore sono esattamente? 18.30. Ci vogliono 2 ore... Ho capito, ho capito. Allora rimango qua su questo gioco e giochiamo. Faccio un po' con alcune stanze così e poi giochiamo insieme, non c'è problema. Tanto quanto ci vuole per scaricarlo, per curiosità? Tutto. Quanto tempo? Io l'ho scaricato molto tempo fa e quindi non mi ricordo. Mi sa che ci vorranno. Penso che per le 9 non riesce a scaricarlo. Ok, vediamo, qui non ci interessa. Iniziamo con questo. 2 ore. Pensavo di più. No, ma qui sono da solo. Cos'è sta cosa? Gli altri?
No, raga, io da solo no, non me lo faccio. Devo aspettare gli altri. Non puoi stare qua 30 anni ad aspettarli. Da solo poi è impossibile, ci vogliono. Ci vuole troppo. Cioè muoio subito, quindi è inutile. Riproviamo. Ok. Perché tanto alla fine l'evento l'abbiamo fatto. Quindi dobbiamo fare solo le stanze. Io praticamente questo gioco lo. Vabbè, ho già fatto quasi tutto. A parte i DLC nuovi. A parte di DLC nuovi che vabbè non ho soldi per comprarli, se qualcuno vuole fare la donazione costano 9 euro. No, è difficile farli da solo, si gioca in 8 o in 4 con quello, eh. Magari adesso vedi che qualcuno c'è. Sono scarso, sono a livello altissimo, sono 222. Scarsi sono quelli che sono a livello 30. Beh, devo dire che io non ho livello molto, cioè no, di quella prima, cioè come corsi di armature eccetera, perché alla fine perché non servono più a comprare, sotto vorrei cambiare il potere, perché non c'è più il lavoro, vorrei cambiare il potere, l'acqua non mi piace, non fa, non mi piace la pena, però... Ciao, buona serata, che cosa guardi bello? Guardare i cartoni animati, sei adulto. No, domani qua. Mi raccomando, Peppa Pig. Quindi dipende dal genere. Il genere che vuoi vedere. Ne ho visti tantissimi, ma dipende dal tipo di genere che ti piace. Beh, io il film che ho visto, ma in streaming o un DVD che hai, non lo so, devi andare a cercare qualcosa in particolare, una novità. Un horror, lo so, io sono partito di horror. Però quest'ora magari un horror un po' indigesto. Una serie TV. Io Netflix non ce l'ho, però è film per quelli. Ma che tipo di film? Vabbè. Io ho visto, vabbè, il cinema era Halloween, ma su Netflix non penso che non ci sia ancora. Serie TV ho visto che c'è anche, visto che c'è anche su Netflix. V per Vendetta è bellino. È un bel film, a me è piaciuto un sacco. Quindi genere supereroi, genere... V per Vendetta è già avventura, però è anche un po' politico volendo. In genere supereroi le aspetta che c'ho anche il cofanetto. Se ti piace una serie TV non è il top dei top, però quella che si chiama The Legend, mi sembra che c'ho anche il cofanetto The Legend, come si chiama, DC Legend of Tomorrow. Quella è una serie TV su supereroi, non è bruttissima, non è bellissima, è guardabile. Enigmistico. Beh, Sov, l'enigmista, poi enigmistico. Ce n'era il numero 23. Non hai mai visto il numero 23 con Jim Carrey?
che parla di questo numero 23, ma non si capisce perché c'è questo, sì, un po' enigmistico, non si capisce perché lui pensa sempre a questo numero, lo trova dappertutto, cose del genere. Enigmistico. Beh, Batman, c'è l'enigmista. Vabbè. Enigmistico. L'originale castelli di carta è carino. Se ti piace un genere, vabbè, un po' troppo violento forse per la tua età. No. È un po' forte con... Non è enigmistico, però è una storia di serial killer. Di pedofilia, queste cose così anche un po'. Beh, ma è un po', c'è un briciolo di sadomaso. Desideri impartire al nemico una lezione che non dimenticherà? Questo è l'equipaggiamento giusto. Ma è enigmistico. Sono tre film, primo, secondo e terzo, questo che dicevo io. E si chiama La regina dei castelli di carta. È praticamente una storia di di uno scrittore, un giornalista, adesso ben non ricordo perché l'ho visto un tempo fa. È una ragazza dark. Una ragazza dark che viene assunta, si innamorano, poi viene violentata, è un casino, deve trovare l'assassino e devono scoprire chi è l'assassino. Però è diviso in tre film, quindi è un po' lungo da vedere e durano più di 2 ore. Enigmistico. Ma serio o anche stupido? Enigmistico è difficile perché alla fine è qualcosa che devi scoprire. Ma qualcosa che devi scoprire tipo l'assassino? Oppure qualcosa proprio scientifico? Tipo vabbè, se ti piacciono gli alieni è carino. Come che cazzo si chiama quel film con Jodie Foster? Contact, che deve scoprire questo alieno. È un film, un classicone. Che lei fa, vabbè, lavora alla NASA, cose del genere, e deve scoprire, cioè deve fare questo incontro con gli extraterrestri, eccetera. Oppure sempre il genere così, Interstellar è bellissimo. Interstellar, una storia di un padre, una bambina, lui che viaggia nello spazio. E poi, vabbè, non ti posso spoilerare, se no, quello è bellissimo come film, proprio fa, in certi momenti è anche triste. Vabbè, poi se passiamo agli horror, vabbè, enigmistiche penso che non esistano, perché lì alla fine sono tutti assassini, eccetera, o mostri. Quindi The Conjuring è carino, se hai visto tutta la saga, il primo, Annabelle, eccetera. Vabbè, posso anche giocare nel mento, perché visto che gli altri se ne sono andati via tutti. Ce ne sono tantissimi. Poi dipende anche il film. Se ti piacciono le serie TV un po' horror, anche carino Ashen Evil Dead, Orange Danny Black, Twin Peaks, Ned Summer. Non hai mai visto Twin Peaks? E lì ci sono gli indizi. Cioè questa ragazza che è morta e devono scoprire l'assassino. Ma c'è questo poliziotto che deve indagare, un po' tipo la signora in giallo. Deve indagare su varie persone e scoprire chi è che l'ha uccisa. Quello è un classico, non lo puoi non aver visto. È degli anni 90, una serie TV. Però è anche film. Tra la mia collezione. No, la marea. Se ti piace sempre essere TV, Legion. O Pretty Little Liars, se ti piace una. Cioè già più adolescenziale, più sulle ragazzine che devono trovare questo cacchio di assassino. Ovviamente una loro amica è stata uccisa. E loro devono scoprire chi è questa famosa. Questo famoso A che gli manda sempre messaggini al telefono.
Non è brutto, è carino, però è molto... Sì, per ragazzi va bene. Genere che mi dici tu, indagare, quindi mi vengono in mente gli horror più che altro, però vabbè, Sleepy Hollow è più che altro, perché adesso io guardo molte più serie TV che film, quindi film tipo Sleepy Hollow, il telefilm è carino se vuoi, che praticamente riguarda il Cavaliere Senza Testa, quindi fa delle indagini in quei tempi. Stringente, non me lo ricordo, c'è un sacco di film che non mi ricordo. Under the Dome. Diciamo che il genere indagatore devi guardare Colombo, la signora in giallo. Enigmistico, non è che c'è tanto, ci sono tantissime cose, penso. Tipo Saw, che vabbè, però quello è un horror, non ha molto da enigmistica. Allora, vediamo. Facciamoci sempre Atlantide. Beh, ma la signora in giallo è carino, eh. Non è mica brutto, non sono mica brutti. Leggende epiche. Però li fanno anche in TV. Vabbè, a dopo, ciao. Ah, finalmente entriamo nella stanza. Vediamo. Carichiamo tutte le stanze, va? Tanto che... ecco, no, non carico più. Tra l'altro ho anche fame. Ok, ma se per questo devo fare... no, devo cercare delle stanze nuove. Quindi? Anch'io voglio quel costumino lì che luccica tutto. Dato che quando faccio questa live qui mi guardano tantissimi stranieri in questo gioco, italiani più nessuno, ma pochissimi, ma gli stranieri mi chiedono pure l'amicizia, ma peccato che non sono inglese, ragazzi, se no giocheremmo anche insieme. Non vuole entrare? No. Che fate voi? State qui? No, io mi ricarico. Guys,
La gente non entra.
ut vas petud ducio denvie. Dai. Quante volte l'avremmo visto sto filmato? 500 volte. Ok. Devo mettere un po' di musica. No, ma c'è già la musica. Ma volevo metterla perché sapevo che il ragazzo di prima adora il casino. Per quella. Se no. Allora, mettiamo. La cintura già ce l'ho. Prendiamo il. Non mi serve comunque. Ultimo boss, yeah. Per questa stanza.
che abbiamo preso? Prendiamo la cassa. Non è l'abbiamo già preso prima questa. Lista dei cattivi Oswald. La lista dei cattivi. Andiamo subito a vedere. Ah, è quello del Natale. Vediamo se ci serve. 195. ...189... ...183... quindi direi di sì. Poi vediamo questo. 195 anche questo. 100, non so quale dei due, vediamo. Ma mi sa che sono uguali. 195 di tiro solamente. Sì, sono pari, quindi ci possiamo tenere anche il nostro. Solo perché è viola. E poi mettiamo i punti qua. 175 farlo per rendere il nostro personaggio un po' più forte. E questo lo possiamo vendere. E basta, mettiamo questo di qua, così facciamo un po' di spazio. Tutto il resto lo vendiamo. Possiamo uscire. Batman, corre. Ok. Noi dobbiamo andare sopra. Recuperiamo. Desideri impartire al nemico una lezione che non dimenticherà. Andiamo. Questo è l'equipaggiamento giusto. Sì, vediamo. Uno vale l'altro. E questo. Uno lo teniamo perché alla fine ci può servire per i punti. Allora, vediamo l'altra stanza che ci manca. Stanza questa da fare in 8 giocatori. Poi questa in 4 giocatori. Se mi dà queste due qua magari, non è che mi dispiacerebbe. Poi c'è questa. Crimini di guerra, salvare la giustizia. Iniziamo con queste. Wow, tutto giocatore. Qualcosa ci ha già trovato. Allora, fabbrica. Possiamo fare così, facciamo prima. Io questi DLC non ce li ho, però possiamo fare le altre cose. Adesso poi vediamo anche queste per fare qualcosa di diverso dalle solite mappe che faccio. Queste qualcosa ci troverà. Poi vediamo, giocando a due possiamo provare bobine di forme cattedrali, tunnel. Qualcos'è? Facciamo. Anthony. Pathos epico. Ma sono tutti stranieri, mi sa. Dunque possiamo andare, raga. Allora. Thank you.
quello più alto di livello, e muoio. Come mai? Questa cosa non l'ho mai capita. Non capisco sta cosa. Più alto sono di livello, più muoio. Che sono troppo forte, loro troppo deboli. Non capisco. Cioè io sto a 222, loro stanno a 190, 186, boh. E anche loro sono tanto forti, però. Sì. Magari facendomi un bonifico mi può aiutare. Mi farebbe dire sì. Allora, adesso ho fatto questa macchina per sole, ma loro muoio e quello guys. Ma questo è Neo di Matrix. Beh, siamo qua a guardarci. Beh, io entro poi. Fate voi. Ah, il boss qui. Ah, ci sarà da ridere. Se non entra nessuno, ragazzi. Tanto non ce l'ho. Thank you.
che facciamo? Ci siamo qua a guardarci in faccia? Io aspetto voi, siete voi quelli che è più forti, eh? Io sono Neler, mi devo curare. Poi voi dovreste combattere più di me. E quindi? Aspettare che entra il quarto. Sennò questi non fanno niente. Allora, aspettiamo un attimo, sennò cioè, non so tutto il tempo qua ad aspettare. Sennò mi lancio lo stesso. Dubitate i vostri nemici della vostra lega. Io e la mia lega siamo in due e basta. Io e la mia e un'altra persona, basta, che non gioca mai tra l'altro, quindi non posso invitare nessuno. Dai, invitate voi. Però è figo il mantello elettrico. Come si fa la mia? Con la DSD. Io vorrei cambiarli, cioè siccome che l'ho fatta tutta viola, vorrei cambiare i poteri delle mani e farglieli viola, insomma raggi tutto viola, insomma, ma non posso cambiarli. Andiamo. Nessuno è coraggioso. Cioè qua che sono nuda e pelata e tatuata. Ora sono vestita. Ora sono nuda. Ah, è arrivato Crash. Dai, attendiamo Crash. Sta arrivando. È quel puntino blu che vedete lì. A destra. Corri, corri. Dai Crash, spero che tu sia. Sei 2,55. Sarai fortissimo. Oh, la Crash Bandicoot. Secondo me non è che sono debole io, è che sono deboli loro. In sostanza bisogna essere più forti. Oltre 200.
aspettare che si apra questa porta. Intanto questo via. Questo, ok. E andiamo nell'altra stanza. Allora ragazzi, ma come cosa ne pensate di questo gioco? Vi piace, non vi piace? Ci avete mai giocato? Beh, non è graficamente al passo con gli altri giochi del momento, perché è un gioco un po' vecchiotto. Però è giocabile, c'è ancora tantissima gente che ci gioca. Infatti stanno continuando a fare sempre ancora nuovi DLC, nuovi eventi. È un bel po' di anni che lo portano avanti. Dai, parti Dr. Fate. Anche perché lì non si girava da un po' di tempo. Ingrandirmi le scritte, ma mi sa che non è possibile. Mo guardo. Più che altro che non, cioè, io non posso mettermi qua a leggermi ogni volta tutta sta mattina. Quindi magari potete guardarlo voi, però siccome che sono tantissime stanze, tantissime cose comunque di filmati eccetera,
tempo dura. Tutto sale, le mie live sono proprio bellissime e piene di vitalità in questo periodo. Ma fa niente. Trasforma il mondo in oscurità. Io come faccio a ricaricarmi? Thank you.
ore sono? 19:41. Guys, qua c'è sempre che ha 97. È un po' dura riuscire a fare quello. Dobbiamo fare le stanze.
bottino. Questo ce l'ho già, quindi per forza questo. Quante volte devo scegliere il bottino? Vitalità per esperti. Panchina. Abbiamo esperti 5 più 1. No, questa per 6. Già raccolto. Scuola passa, no. Questo. Vediamo. Cosa abbiamo preso? Lo posso mettere nella base. Andiamo a vedere. Adesso arrivo. Va bene, raga. Io vado a cenare. Poi dopo torniamo con un altro gioco. Finisco qua. Modifiche 7-3, ma ce l'ho tutti altri. 6-1. Questo abbiamo detto che è 5-1. Niente, non ci serve quello. Qua. Allora, guys,
Vi ringrazio di avermi seguito fino adesso, poi ci sentiamo fra pochissimo. Vado a cena. Comunque per tutti gli altri sono comunque, rimango comunque online con la PlayStation. Ciao, a dopo, buon pranzo. Sì, buon pranzo, buona cena, buonanotte, quello che è.